Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi voglio farvi la recensione di questo manga che ho letto in realtà in forse neanche un giorno. Secondo me è molto bello. La mia prima volta. My Lesbian Experience with Loneliness. Non lo so pronunciare, scusate. Comunque, l'autrice è Kabi Nagata. Ve lo dico perché? Perché questa qui è una biografia. È una biografia che tratta della parte, diciamo, più difficile della vita dell'autrice. Cioè, dai circa 18 anni, da quando si finiscono le superiori, i problemi di cui parla sono diversi. Vi faccio vedere qualche disegno, perché comunque, veramente, senza contesto, non si capisce, cioè, non c'è niente di che. Non ha nessun tipo di limiti di età, cioè, non è un 18 più. Per intenderci, perché non c'è scritto, quindi non lo è. Però ha all'interno dei disegni in alcune scene un pochino, cioè sono effettivamente espliciti. Diciamo che questo è uno dei disegni che ci sono dentro. Quindi il tipo di disegni più espliciti che si trovano sono simili a questo. Questi qui sono alcuni dei disegni. Una parte secondo me bellissima di questi dei disegni, a parte lo stile di disegno mi piace molto. I disegni sono molto belli secondo me. Ma poi c'è questa nota di rosa, quando normalmente i manga sono bianco e nero oppure a colori, non sono mai con tre colori, è abbastanza difficile. Quindi mi piace molto questa nota di rosa perché credo, a parte il fatto che socialmente il rosa è definito per la donna, quindi diciamo che essendo una cosa per donne da donne, forse anche per il fatto che effettivamente lei parla anche del suo. Purtroppo ho fatto uno spoiler, quindi lo specifico un pochino meno spoiler. All'interno del libro lei parla di un bisogno che si rende conto, lei fa una considerazione sulla propria vita. Questa considerazione che fa potrebbe, sempre come abbiamo parlato prima del colore rosa riguardante la società, secondo la società per le donne, potrebbe ri ritornare di nuovo per questa considerazione che lei fa dai suoi bisogni. La trama è: lei finisce le superiori e va abbastanza nel panico, come penso tutti. Finisce le superiori, poi in Giappone è molto diversa come dovrebbe funzionare la vita, mentre in Italia si è un pochino più aperti. In Giappone finisci le superiori e ti trovi il lavoro fisso, cosa che in Italia c'era fino a un paio d'anni fa in realtà. È più normale in Italia prendersi magari un anno sabbatico o fare un lavoro part-time. In Giappone no, quindi i genitori cercano di farle fare, bla bla bla, fa tutto questo e quindi va nel panico. Inizia a soffrire di autolesionismo, inizia a soffrire di disturbi alimentari, quindi passa dall'anoressia alla bulimia e al mangiare tanto. Più che bulimia, al mangiare tanto. Questa è la pagina di stacco tra i capitoli, che a me è piaciuta, è molto carina secondo me, è un'idea carina. Inizia ad avere tutte queste difficoltà, questi problemi alimentari, quindi anche di salute, perché ovviamente ne conseguono. E si rende conto che lei è arrivata a quest'età a non aver mai avuto esperienze sessuali di nessun tipo. Cosa fa? Siccome lei non è attratta dagli uomini, si rende conto di essere attratta dalle donne, prenota un servizio di escort. Paga questa escort, va in un love hotel, che sono questi hotel fatti apposta, però non riesce a fare niente, fa fatica, perché comunque è arrivata a un'età talmente tanto avanzata, perché quando finalmente decide di fare questo passo ormai è molto adulta, visto che ormai ha raggiunto circa i 30 anni, 28 se non mi sbaglio, ormai fa fatica. Nel senso che comunque, soprattutto per il fatto del genere in sé dell'altra persona, per il fatto di non aver mai avuto esperienze, eccetera, eccetera, si capisce insomma che lei è molto chiusa e alla fine non succede niente praticamente, però si rende conto che le è piaciuto. Da lì, da quel giorno in cui decide di prendere questa escort, passa quelle ore con lei, da quel momento lì inizia il suo sviluppo personale, inizia a capire che lei non deve soltanto compiacere i genitori, ma deve fare quello che vuole, quindi inizia a seguire la sua passione per quanto riguarda il mondo lavorativo, inizia a stare meglio con se stessa, inizia a trattarsi meglio, quindi lavarsi, insomma, fa questo suo grande percorso che la porta ad accettare se stessa come mangaka e non come persona che farà un lavoro fisso, come donna adulta e come lesbica. Mi è piaciuto moltissimo. Mi piace che la sua biografia non sia iniziata come iniziano spesso, con parlare da quando sei nato fino a mo', velocemente, poi concentrarti su quello che è effettivamente la parte importante. È una cosa che io vedo spesso ed è una cosa che a me non piace. Nel senso, se tu mi vuoi parlare di questo tuo argomento, di questo tuo periodo della tua vita, non mi serve sapere tutto quello prima, non mi interessa. Se ci sarà bisogno, me lo spiegherai nel corso del libro. E infatti è quello che succede in questo manga. Poi, sicuramente il fatto che sono disegni è molto più facile anche la lettura. Poi, vabbè, bisogna avere, diciamo, la mente
allenata a leggere i manga perché si leggono al contrario. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto anche perché lo sento molto mio, nel senso che anch'io ho avuto queste difficoltà quando ero molto più piccola in realtà, perché adesso che ho 19 anni sono molto più tranquilla e tutti questi problemi li ho già superati. Quindi la sento molto mia questa storia, anche in quanto persona a cui piacciono anche le donne. Quindi l'ho sentita molto mia, secondo me è bellissimo. Non tratta l'anoressia e in generale i disordini alimentari né l'autolesionismo in modo esagerato. Va sicuramente bene per persone giovani, semplicemente perché in un modo che in un altro tutti passiamo quel momento della nostra vita. La butto lì. Secondo me è adatto anche a persone che non sono del mio stesso genere. Questo perché secondo me è molto interessante proprio come percezione di quello che succede. Secondo me una persona che decide di leggere questo senza pregiudizi, indipendentemente dal proprio genere, indipendentemente dal proprio orientamento di qualsiasi tipo, se lo gode. Se lo legge e piace. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Fatemi sapere se magari avreste voluto sapere delle cose in più, se avete dei dubbi, se lo avete già letto, se lo leggerete, fatemi un po' sapere. Vi lascio il link nell'info box se volete comprarlo su Amazon, così è già lì e cliccate e lo comprate. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ma è una puntura di zanzara. Ma io non ci credo. Ma ci sono 5 gradi, ma com'è possibile la zanzara? Ma che. Ma quando poi? Ma cosa?